Il nostro buongiorno Marco lo facciamo insieme ad Emma Bonino che ci raggiunge subito e alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Grazie, e benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Allora, mille motivi per parlare con Emma Bonino, peraltro anche una discreta conoscenza del valore della terra, credo che lei abbia, Emma, no? Abbastanza, sì. ce l'ha come no, perché parlavamo del sole. È bello vedere il sole, le belle giornate fanno piacere a tutti, ma qualche considerazione anche sul clima che veramente cambia ed è cambiato ad una velocità vertiginosa andrebbe fatta. Non oggi però, perché la nostra domanda, può immaginarlo, va sul recente congresso delle famiglie, sul qualcuno che ha tirato in ballo la legge 194, i diritti sociali, i diritti civili raggiunti negli anni. Naturalmente se parliamo di 194 non possiamo non parlare di lei. La prima domanda è quella di Marco Guidi. Dai Marco. Beh, io devo dire che noi avevamo sentito prima dell'inizio del raduno di Verona, sì, il vicepresidente promotore, che aveva detto una serie di cose che poi si sono rivelate in gran parte false, cioè aveva detto massima tolleranza, apertura a tutti, eccetera. Poi guardando i lavori, la massima tolleranza è una cippa, cioè se per tolleranza si intende le donne stiano in casa a fare i figli, aboliamo la 194, gli omosessuali sono dei malati pericolosi da curare, eccetera eccetera, alla faccia della tolleranza. Se fossi l'intolleranza probabilmente proporrebbero il rogo in campo dei fiori. Ma devo dire, lei è Bonino, che è stata una delle autrici, delle fautrici non solo del divorzio ma anche appunto della 194, che cosa risponde a questi signori? No, io ho due cose da semplici. Ognuno ovviamente ha il diritto di pensarla come vuole, e loro e anche chi la pensa diversamente. Quello che mi pareva fosse veramente fuori luogo e in qualche modo inaccettabile era il patrocinio del governo, cioè della presidenza del Consiglio, e l'affluenza di tutta una serie di ministri. Io penso che intanto che il governo deve semmai far rispettare le leggi che esistono, che peraltro non vengono mai totalmente rispettate. Se lei pensa alla 194, alla legge contro l'aborto clandestino, in molte regioni non è più possibile per una obiezione di coscienza di massa che fa sì che intere regioni non pratichino sostanzialmente e non applichino la legge. Però evidentemente tutto questo, e in particolare i toni, le volgarità anche sentite, i gadget, non so che altro a Verona, implicano una concezione della donna e anche della società attuale evidentemente in una forma di nostalgia reazionaria e fortemente discriminatoria. Però ci sono altre leggi così che sono state meno pubblicizzate. Se lei pensa a quota 100, la legge quota 100 è penalizzante fortemente per le donne, in particolare quelle del sud, perché difficilmente per via della cura dei figli, della casa, eccetera eccetera, le donne hanno una carriera lavorativa così continuativa per arrivare a quota 100. Ecco, tutto questo lo abbiamo sottolineato, però non ha avuto la luce dei riflettori, per cui questa nostalgia reazionaria si esplica sia negli attacchi diretti ai diritti conquistati con tanta fatica, sia nelle leggi che complessivamente passano senza farci troppo caso. Ecco, tornando alla legge 194, però mi pare che dal governo sia una sponda, quella del Movimento 5 Stelle, in maniera immediata così, e anche da parte però della Lega siano arrivate rassicurazioni. La domanda che le facciamo, rassicurazione che non sarebbe stata toccata al di là del congresso, la domanda che facciamo ad Emma Bonino, secondo lei, senatrice, se oggi però dovesse essere con questo clima, con i sondaggi che arrivano, no, di sostegno al governo, alla Lega in modo particolare, dovesse essere rivotata la legge 194, come andrebbe a finire?
Ma guardi, io non sono una sociologa, quindi forse bisogna interrogare altri. Però io so che soprattutto sui temi che implicano le scelte individuali più o meno dolorose o più o meno, in realtà poi questo nostro paese ha sempre dimostrato di essere più avanti di una classe politica. Non so, lei ricorderà, quando è passata la legge sulle unioni civili si diceva questa legge cambierà, eccetera, eccetera. In realtà la società era già cambiata sotto i nostri occhi, è solo la politica che ne ha preso atto, peraltro con grande ritardo. Ma in tutto si nasconde una penalizzazione, diciamo, della libera scelta femminile. Se lei pensa alla procreazione assistita per risolvere problemi magari di infertilità o di qualche coppia, e in Italia praticamente non si può fare, e quindi questo ha dato atto ad un turismo sanitario per cui le coppie vanno a Barcellona piuttosto che in altri paesi, con un aggravio emotivo straordinario, ma anche finanziario, una specie di tassa nascosta per chi per qualche motivo non riesce a avere figli, anche se la scienza mette a disposizione degli strumenti che infatti sono usati in altri paesi. Quindi viene da lontano questo modo di pensare, che però al dunque è sempre stato battuto. Diciamo che il Movimento per la Vita, con tutto quello che implica, è sempre esistito nel nostro paese, ma al dunque, sia sul referendum sul divorzio che poi quello sull'aborto, in realtà è sempre stato sconfitto. Marco, questo non vuole dire, questo non vuole dire che io devo dire, ho speso fiato e fiato per dire alle amiche e anche agli uomini, perché sulla violenza domestica, per esempio, sarebbe gran tempo che si facessero vedere gli uomini, perché forse loro sono più portati o adeguati a parlare con i loro colleghi, amici e quant'altro. Invece ne sento molto molto pochi che si facciano avanti. Marco Guidi. Ecco, un'altra cosa, stamattina mi è venuto da ridere, ma ridere amaro, quando alcuni politici del governo hanno detto bisogna imitare per la denatalità l'esperienza francese. Fine. Ma lo sanno che per imitare l'esperienza francese ci vogliono strutture, denaro, certo, partecipazione, certo, eccetera. Tutte cose che al momento non ci sono. Cioè, non è che domani dici imitiamo l'esperienza francese e voilà. No, se ne fai niente. Rendo tu, sans argent, sans structure, sans personnel, on ne peut faire rien, né? Ma è evidente, noi al massimo siamo qua che ancora discutiamo, che ne so, sul congedo parentale di 2 o di 3 giorni, oppure ogni tanto su una detrazione, che ne so, o un piccolo sussidio alle famiglie o alle coppie o alla detrazione, che ne so, sui pannolini. Ma la politica francese di sostegno, o quella belga o anche quella olandese, viene da molto lontano e, come diceva lei, è una politica soprattutto di servizi, oltre che una mentalità diversa, perché è indubbio, per esempio, che le donne più lavorano più fanno figli, smentendo quello che è lo stereotipo normale, che le donne non fanno figli perché lavorano. In realtà è l'inverso, nel senso che una sicurezza economica porta anche un maggiore ottimismo a guardare il futuro. L'incertezza economica, o meglio l'assenza di certezza economica o di un minimo di sicurezza, certamente non aiuta un impegno di maternità o di paternità che sia, che è un impegno che uno prende per tutta la vita, non è un impegno, come dire, facile da assumere. Allora, Marco Guidi, poi un'altra battuta per Emma Bonino, che è in diretta su Radio Radio. Stiamo parlando, naturalmente, visto che è stato un argomento, adesso credo sfumerà giorno dopo giorno, naturalmente, perché comunque la polemica, i tempi della polemica sono andati. Io le chiederei più che altro quali sono i prossimi obiettivi, invece, di chi per una vita ha lavorato comunque per i diritti.
i diritti. Ma, lei... innanzitutto non distrarsi più. Ho provato a dire, quasi in solitaria da anni, che i diritti una volta conquistati non è che sono scritti nella tavola della legge. Per mantenerli bisogna curarli, bisogna, come la democrazia, i diritti sono un processo, possono andare avanti o tornare indietro, e se ci distraiamo arriverà un giorno in cui ci svegliamo e non ci saranno più, perché vanno nutriti, tutelati, difesi, promossi, ogni giorno difesi, ogni giorno costantemente. E io penso che, insomma, ultimamente in parecchie si erano un po' distratte, dando, soprattutto le ragazze, dando per acquisito quello che con grandi lotte si era ottenuto. E il risveglio, forse da questo punto di vista il congresso di Verona, diciamo, è stato efficace come campanello d'allarme, come una sveglia che io, ovviamente per miei limiti, non ero riuscita a far passare. Forse il congresso di Verona è riuscito a fare questo, a dare la sveglia a molti e molte, diciamo, che si erano un po' distratti. Marco, ancora Marco Guidi. Ecco, se mi permette di cambiare argomento, sì, potrebbe, certo, spiegarmi in breve perché, parlando di apparentamenti elettorali, voi avete detto no al PD e sì invece ai Verdi, magari anche sì a Pizzarotti, adesso tutto da vedersi, eccetera. Perché io, francamente, leggendo i giornali, non l'ho capito. Sì, brevemente, guardi, io credo che in un sistema proporzionale, con le preferenze peraltro, ma in un sistema proporzionale, un fronte unitario semplicemente contro il populismo, eccetera eccetera, secondo me, e quindi un'unica proposta politica, secondo me non è affatto efficace, non è affatto sufficiente, perché non tutti, anzi molti, che pure sono contro questo andazzo populista, un po' becero e inefficace di questo governo, non tutti si possono riconoscere sotto le bandiere del PD, perché esiste un'area liberal democratica in Europa come in Italia che secondo me invece va coltivata, che sono quelli, soprattutto il 40% di astensionisti. Quindi l'offerta politica deve essere più variegata, così come è variegata e complessa la società. Ripeto, infine, che non siamo in un sistema maggioritario, siamo in un sistema proporzionale. Tant'è vero che la destra si presenta con molte liste. Più liste fai, più voti prendi. Questo è il sunto della situazione. E in più, io non credo che basti essere contro, ma anzi bisogna riuscire a trasmettere ai cittadini delle motivazioni in positivo per superare la paura, perché questo è un paese straordinario, è un paese che è riuscito a fare il grande miracolo dopo la Seconda Guerra Mondiale. È possibile che non possiamo riprendere in mano questo paese con tutte le qualità che pure abbiamo, oltre che i nostri difetti? E quindi stimolare l'innovazione, stimolare la capacità di invenzione di ciascuno, diminuire la burocrazia, andare avanti con un po' di speranza e un po' di determinazione in questo paese. Non solo limitarsi a chiudersi e a usare, come dire, la paura come metodo di governo e quindi organizzare un fronte contro. No, noi dobbiamo, oltre che essere contro, saper dare speranza, fiducia, proposte in positivo, andare avanti tutelando le libertà, quelle economiche, quelle personali, quelle individuali, con una proposta politica un po' più articolata, esattamente come è articolata la società italiana.
Una cosa, un'ultima cosa e poi la lasciamo, riguardo agli obiettori di coscienza. Sì. C'è ancora questo scoglio. Qualche giorno fa ci raccontavano che credo in Molise, Marco, ci sia una percentuale vicina al 90% di medici obiettori di coscienza. Sì. E qui si lascia così e si può fare qualcosa, secondo lei? No, noi abbiamo... E alcune regioni lo stanno già facendo. Io non discuto l'obiezione di coscienza individuale di chi che sia. Ho già da occuparmi della mia di coscienza e certo. Non è sempre facile. Certo. Ma quello che discuto è che le istituzioni si devono mettere in condizione di applicarla alla legge. Per esempio, in alcune regioni sono stati fatti dei concorsi per ginecologi privilegiando i non obiettori, proprio per mettere le istituzioni in grado di applicare la legge senza entrare nelle valutazioni dell'obiezione di coscienza individuale. E io credo che noi con l'associazione Luca Coscioni avevamo fatto parecchie di queste proposte, perché non credo ci si debba rassegnare alla situazione come attualmente è. Grazie senatrice grazie Bonino, a grazie ad Emma Bonino. E buona giornata. Buona giornata Marco, le 10:20.